Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti a Reggio Carina in questo nuovissimo video. Piccola premessa ragazzi, per chiunque se lo stesse chiedendo, magari non avesse appunto letto gli ultimi post nella sezione community e quindi si stesse appunto chiedendo: ma giocherina, la serie su Amnesia The Bunker che fine ha fatto? Ebbene ragazzi, come ho scritto appunto in un post nella sezione community qualche giorno fa, vi spiegavo i vari motivi per cui ragazzi la serie su Amnesia The Bunker non continuerà, perché veramente mi sono ritrovata abbastanza in difficoltà. È un gioco comunque che ha meccaniche abbastanza complicate, davvero ragazzi non mi veniva voglia di continuare a registrare, perché insomma tutte queste meccaniche, queste difficoltà mi mettevano veramente ragazzi in un poco a disagio. Sapete che io sono sempre sincera con voi, quindi non me la sentivo comunque di continuare a giocare un gioco che in effetti non mi stava piacendo, quindi avrebbe significato portare per forza ragazzi un qualcosa che non mi entusiasmava, e a lungo andare comunque si sarebbe visto, quindi non sarebbe stata più una bella esperienza né per me né per voi ovviamente che guardate i video. Io in ogni caso ringrazio tutti quelli che hanno sostenuto gli unici due video che ho pubblicato su quel gioco, ergo su Amnesia The Bunker ragazzi non continueremo. Avevo pensato appunto di portare al posto di Amnesia Layers of Fear, perché vi avevo chiesto quale dei due avreste voluto vedere prima. Avevate votato Amnesia e vi avevo comunque detto che Layers of Fear l'avrei portato una volta finito Amnesia. Quindi visto che Amnesia non lo portiamo più e voglio comunque fare un gioco horror, quindi ritornare un pochettino alle vecchie origini ragazzi, cioè quella dei giochi horror in prima persona, il primo Layers of Fear mi era piaciuto veramente tantissimo. Ho sentito che questo Layers of Fear riprende moltissimo il primo e quindi sarei interessata a giocarlo. Ma vi volevo chiedere ragazzi un piccolo supporto, in quanto il gioco effettivamente lo dovrei comprare, quindi se doveste volere ragazzi darmi una mano ad acquistarlo per portare quindi la serie qui sul canale, trovate ovviamente in descrizione il link eventualmente per le donazioni. Il donation goal sarebbe solamente ragazzi di 20 euro, il gioco costa 30, quindi io ovviamente mettere la differenza. Quindi in ogni caso ragazzi grazie a chiunque dovesse decidere di partecipare. Quindi nel frattempo ragazzi ovviamente continueremo The Last of Us parte 2, ma quest'oggi mi è venuta ragazzi la malsana idea di portare un video sulla demo di Lies of P, che tra l'altro è uscita da un bel po' di tempo, l'avevo già scaricata dal giorno stesso in cui è stata pubblicata, ma poi non mi è mai più ragazzi rivenuto in mente di registrarci un video. Quindi questo pomeriggio ho acceso la play e l'ho vista lì e mi sono detta: guarda, per spezzare un po' da The Last of Us, visto che l'ho pubblicato appunto per ultimo e in attesa magari di poter comprare appunto Layers of Fear e iniziare la nuova serie, ci avevo questa demo ragazzi completamente in sospeso e mi sono detta: ma sì dai, famolo. Lies of P è un gioco che uscirà a settembre se non sbaglio, ed è un gioco che da quel che ho visto ragazzi dai vari trailer potrebbe intrigarmi non poco. Il problema tra molte virgolette è che dovrebbe essere una specie di Souls like, quindi questo potrebbe frenarmi un pochettino, e quindi ragazzi una ragione in più per registrarci una demo, così posso rendermi conto se posso essere capace o meno di affrontare questo gioco. Per cui non perdiamo più tempo, andiamo ad iniziare una nuova partita. Io non ho idea di quanto duri la demo, il punto è che probabilmente se ci metteranno di fronte a qualche boss potrebbe essere complicata la cosa. Bugia in corso, usa la lampada di Monad nelle aree buie, la guida alla luce ti aiuterà a vedere nell'oscurità. Ok, in onore del grande scrittore Carlo Collodi, autore di Pinocchio appunto. Geppetto's puppet, we need your help. Ok, quindi ci presentano così improvvisamente Pinocchio, benissimo, quindi immagino che affronteremo un tutorial inizialmente, quindi L per spostarsi, R per ruotare la telecamera. Mazza, hanno fatto veramente caruccio Pinocchio, fatto sta che non mi sembra tanto un burattino, soltanto che c'ha questo braccio sinistro appunto d'acciaio che è scritto anche qua sotto. In effetti, vabbè ragazzi, andiamo, cioè non indugiamo troppo. There you are. I've been looking all over for you.
Ok, vabbè, adesso mi hai trovato, sono qua, puoi parlarmi, puoi dire cosa ti perplime, come mai tutta questa ansia di trovarmi? X per esaminare. Gemini si riavvierà presto. But we have to hurry. Chi è Gemini? My name is Sophia. Please come to Hotel Krat and I'll explain what's happening. All'hotel Krat. Gemini, please escort him to the hotel. Ok. Lampada di Monad, non aver paura, anche se ti perdi nella nebbia, ci sarà il grillo a guidarti. Va bene, interessante. Per favore, accompagnalo, non ci fanno correre, perlomeno per adesso, ragazzi. Quindi X comunque per interagire con l'ambiente circostante. Find something that might help. Beh, ci servirà un'arma, immagino. Qualche, se mi parli di qualcosa che mi può aiutare, suppongo proprio che ci servirà un'arma. Comunque devo dire, ragazzi, molto molto interessante quello che ho visto fino ad ora. Abbiamo visto poco, ovviamente, ma bella attenzione ai dettagli. Ok, chissà perché c'avevo sto vago sentore. Benissimo. Azzo. Ok, ci fanno selezionare quindi lo stile di combattimento. Quindi un po' di equilibrio. Via del bastardo. Quindi se si vuole prediligere la destrezza, o la via dello spazzino per avere la forza. Io direi, ragazzi, che andrò giù di forza. Lo sapete, io di solito c'ho, regà, questo atteggiamento de sfonno tutto, mamma mia. Ok, quindi andiamo giù di forza. La via dello spazzino. Ok, quindi guardia con L1, corsa schivata con cerchio, borsello con X, tenendo premuto, suppongo. Ok, quindi per aprire una sorta di mini inventario, quindi per aprire il borsello. Quindi tasto direzionale per cambiare arma, in questo caso ovviamente non la cambieremo perché abbiamo solo questa. Va bene. Quindi L per la parata, cerchio per la schivata e la corsa, va benissimo. Il braccio sinistro immagino che comunque lo potremmo usare in qualche modo. Qui mi dice L2. Sì, quindi lo si può usare. Stazione centrale di Krat. Allora, l'ho usato una volta, ragazzi. La barra si è abbassata, però non si ricarica. Quindi probabilmente dovremo trovare un modo per ricaricarla sta barra. No, fatto sta che mi piacerebbe tanto sapere come utilizzare la lanterna. Ok, così, perfetto, perfetto. Quindi cambiando l'item, insomma, lì nel menu piccolino e premendo quadrato possiamo accendere e spegnere la lanterna. Va benissimo. Quindi corsa e schivata, ragazzi. Cerchio, cerchio per schivare. Non so minimamente cosa aspettarmi da tutto ciò. Già questa ambientazione, ragazzi, comunque mi piace parecchio. Ma quello, insomma, che ho visto dai trailer sembra tutto, tutto estremamente intrigante. Quindi attacco normale R1, attacco speciale R2, tenere premuto R2 per attacco caricato. Quindi proviamo un attacco caricato, ragazzi. Ok, va bene. Allora, questi sembrerebbero appunto burattini. Sono tipo marionette. Interessante. Grazie. Ruota dentata. Ma sta roba vabbè, servirà a qualcosa. Grazie, grazie. Apprezzo molto, apprezzo molto. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Cioè, senza cincischiare troppo, perché sennò veramente poi non vedo nulla. Il numero massimo delle celle impulso è aumentato. Uso una cella impulso per recuperare punti vita. Ok, sono tipo le fiaschette praticamente in Dark Souls. Esiste un numero massimo di utilizzi delle celle impulso. Quando lo raggiungi la cella si scarica. Se attacchi i nemici mentre la cella impulso è scarica, questa si caricherà gradualmente. C'ha un numero di utilizzi massimo. Poi se è scarica si ricarica quando attacco i nemici. Va bene, grande esposizione di Krat del 1800, chissà che roba. E che altro diceva? No, mi sono persa il resto della scritta. Assistete al più grande spettacolo sulla terra. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noia. Quindi R3 per agganciare. Perfetto. Ciao bello. Oh oh oh. Mi piace l'attacco. Oh! Da dove minchia sei uscito te, merdaccia?
Quindi attacco in due, top, eh. Sparabum barabum. Quindi allora se premo su e premo quadrato, esatto, ci ricarichiamo. Lì c'è scritto anche il numero di utilizzi restante. Va bene, interessante. Frammento di ergofioco. Vabbè, tutte queste cose ovviamente, ragazzi, saranno poi da scoprire. Però mi piace che abbiano, insomma, ragazzi, ambientato un gioco ispirandosi a sto mondo di Pinocchio. Però sembra tutta una roba assurda, ragazzi, no? Questa ambientazione. Cioè, è figo, mi piace, mi ispira. In ogni caso, illumina la zona intorno al personaggio. La lampada, va bene. Accendimi e Gemini ti illuminerà la strada. Ah, quindi Gemini è la lampada in pratica. Cioè, Gemini sarebbe il grillo parlante. È questo che stavamo dicendo. E ci mancavano i balestrieri, no? Ci mancavano, ovviamente, vero? Non possono mai mancare i bastardi che ti attaccano dall'alto. Ok. Via pure te, grazie zio. Mi ha rilasciato qualcosa? Minchia, illuminato dal dio padre. Dio santo, pensavo avesse rilasciato qualche oggettino. Comunque qua c'è una scia di sangue non indifferente che porta fino a qua. E sento... c'è sta... ah! Te vedo! Ah merda. Usa braccio a legione. Ok, si può usare tipo arma secondaria praticamente, il braccio sinistro d'acciaio. Termite, va bene. Bisognerà poi capire come si ricarica l'uso di sto braccio d'acciaio. Però sicuramente sarà una cosa che si potrà scoprire. Va bene, allora procediamo di qua. Sempre alla scoperta di questo mondo interessante. Oddio, io sento tremare, cioè sembra stia passando un gigante qua intorno. Che cazzo sta succedendo? Attacco fatale posteriore da dietro un nemico. Quindi R1 da dietro in pratica. Ok, tipo lo stab. Si chiamava così. Adesso mazza santissima. Mi ricordo si chiamava così in Dark Souls. Però in ogni caso, minchia raga, ha fatto un attacco tipo potentissimo. Una roba incredibile. Ciao zio. Super mega attacco iper. Comunque sti burattini sono fin troppo facili da ammazzare, ragazzi. La cosa me puzza non poco di cacca pupù. Appunto del passeggero. Se trovate questo biglietto, uscite dalla stazione e scappate. Non entrate nella sala d'attesa per nessun motivo. Lì dentro c'è un enorme burattino che uccide la gente. Enorme. E ho parlato di gigante. Certo, sta tremando il mondo. Ho chiuso la porta a chiave, ma non so se funzionerà. Almeno dovrebbe impedire alle persone di entrare al loro piacimento. Morirò presto, quindi voglio aiutarti anche se non è molto. Per favore, sopravvivi. Chiunque tu sia. Perché ti interessa così tanto la sopravvivenza delle altre persone? Se hanno intenzione di farsi del male ed andare da questo enorme burattino che uccide la gente, saranno un po' fatti loro. Quindi durante la corsa possiamo utilizzare L3 per saltare, quindi tenere premuto cerchio per correre. Ovviamente la stamina cala. Va bene, allora, attacchiamo pure questo da dietro. Ah, non me l'ha fatto. Ah, l'attacco desoreda, l'attacco desoreda. Va bene, mi devo... oh! Mi devo sempre ricordare, ragazzi, della stamina. Perché io a volte mi dimentico sto dettaglio quando gioco ai Souls. Quelle rare volte che è successo. E quindi a volte mi ritrovo con la stamina a zero completamente. Continuo a premere per attaccare come se non ci fosse un domani. Come se servisse davvero a qualcosa. Va bene. Gnam gnam gnam. Cosa abbiamo qua dentro? Frammento di ergofioco un'altra volta. Che non ancora ho capito. Cose. Oddio, speravo di poter spaccare qualcosa o semplicemente infilzato dei bagagli. Ma va bene così, senza parole. Scendiamo, andiamo a vedere. Allora, cioè, ci stiamo avviando. Io immagino che sarà tipo il boss della demo, suppongo, vero? Intanto curiamoci. Sarà il boss della demo sicuramente, ragazzi. Sto burattino gigante. Non mi dica che io sto andando incontro giusto adesso. Ma tipo orora. Dispositivi di blocco. In tutta Krat ci sono porte e scale bloccate da dispositivi. Puoi sbloccare queste porte o scendere le scale per creare delle scorciatoie. Quindi si possono creare scorciatoie, ovviamente, a parte gli scherzi. Catalizzatore di favole. Ma come li attivo questi dispositivi? Ah, così, semplicemente, premendo il bottone, ovviamente possiamo aprirci, quindi queste famose scorciatoie. Esattamente.
te. Siamo riusciti, sì, qui nella piazza della statua incredibile. Cosa sta succedendo là in fondo? Cosa sta facendo quell'essere? Contro chi si sta accanendo? Ma è lui? Questo sarebbe il burattino enorme. Ma ha fatto una strage! Cioè, figlio mio, te dovresti dare una... Madonna, raga, sembra incazzato nero. Ma ci devo andare preoccupata? Direi proprio di sì. Salve. Ah, è lei? È lei o non è lei? Certo che è lei! Vaglia, porca miseriaccia. Cose fanno più serie le cose, eh? Mi sa proprio di sì. Non credo sia quello di cui parlava il biglietto, ma... No, raga, niente. Allora, l'attacco caricato. Me devo stare un attimo più vicina per far sì di poterlo usare. Allora, curiamoci un attimo. Attacca i nemici con un'arma per ricaricare. Ok, infatti. Oddio. Mamma mia, raga. Allora, qua è serissima la questione. Ok, a sore, dai, a mammeta. Bisogna fare diversi attacchi per poterla ricaricare. Lei è troppo arrabbiato, buon uomo. Davvero troppo arrabbiato. Se lo lasci dire, c'è una curetta da uno psichiatra, uno psicanalista, un qualche psi, qualcosa. Ok, cerchiamo, ragazzi, di non essere avventati perché non ho tanta vita e non vorrei fare cazzate, sinceramente. Quindi aspettiamo pure che si ricarichi un attimino sta cazzo che c'è la cosa qua. E curiamoci un secondo. Scusi, mi devo un attimo allontanare. Allora, niente, sono riuscita a mancarlo e anche a farmi colpire. Attenzione, via, 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 via. Arrabbiatissimo, arrabbiatissimo, arrabbiatissimo. Sia buono, signore. Il nemico sta per essere stordito. Tieni premuto R2 per un attacco caricato. Non ho visto cosa ho preso. Vabbè, fatto sta che sono riuscita a spaccarlo a metà. E questa è un'ottima cosa. Ruota rentata. Si può equipaggiare dal menu. Non ho capito cosa di preciso. Equipaggiamento. Quindi si può cambiare equipaggiamento in uso. Ma cosa potrei cambiare? Non ho capito. Ho preso qualcosa. Sì, di sicuro ho preso qualcosa, ma non ho visto cosa, purtroppo. Ma tra l'altro sta a fare, cosa cazzo è? Estrema razio. Quando utilizzata provoca la morte immediata del personaggio. What the fuck? Perché cazzo dovrei farlo morire? Non capisco. Dovremo andare avanti in un modo o nell'altro. Di sicuro non è questa la marionetta enorme di cui parlava il biglietto. Cioè, dubito che sia questa. Effettivamente, cioè, una volta arrivati qui, no? Cioè, da che parte dovrei andare? Non ho visto cosa ho preso. Ho preso una chiave, forse. Non ho fatto in tempo a vederlo, accidentaccio. Chiavi, eccolo qua, ragazzi. Ho raccolto questo, vedete? Apre l'ingresso principale della stazione. E qual è l'ingresso principale della stazione? Suppongo di dover tornare indietro, anche perché di qua è tutto chiuso. Quindi è per questo che ci hanno fatto aprire una scorciatoia da qua. Suppongo proprio di sì. L'ingresso principale, ingresso principale, suppongo che le porte siano proprio queste, no? Certo, c'è sta una serratura grossa così. Perfetto. Wow, questo posto è stupendo, ragazzi. Cioè, è di un dark veramente ammirevole. Piazza della stazione centrale di Kraft. Quindi siamo appena usciti dalla stazione, noi dobbiamo andare all'hotel. Ripara lo Starcatcher. Lo Star che? Stargazer. Attivato. Usa lo Starcatcher per ripristinare del tutto i punti vita e l'energia per caricare le tue celle ad impulso. Quindi praticamente è il falò. Tornerai in vita in questo punto quando muori. Ricorda che anche i nemici tornano in vita, non solo il tuo personaggio. Esatto, raga, la meccanica è praticamente identica. Ovviamente io lo userò. It's called a Stargazer. A marvelous device the stalkers used in the past. Ridurre il numero di burattini o resettare i parametri di pericolo. Quante ne vuoi, Gemini? As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this stargazer for a moment. Okay. Gather ergo, clever one. This stargazer will make you stronger. But the stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Ok. È quello che voglio fare, cioè... aumenta di livello. Ok, ha lo stesso sistema...
Quindi sì, cioè eliminando i nemici si aumenta l'ergo, è così che l'ha chiamato, forse è questo che intendeva, tipo le anime, tipo tutte quelle robe là in pratica. Attualmente ho 2193 robe, ergo necessario, esattamente sì. Quindi cioè mi posso aumentare, allora la forza, quindi aumenta l'attacco fisico ovviamente, io direi di aumentare questo, di aumentare vigore che aumenta anche l'energia, perché no? E non posso fare altro. Va bene, lasciamo così ragazzi. Vuoi utilizzare l'ergo per aumentare il livello? Certo. Va bene, sì. Quindi il sistema di miglioramento, diciamo così, è praticamente identico. Guardia perfetta. Esegui guardia a destra prima di venire colpito. E chi cazzo l'aveva visto questo? Ok, certo. Sarebbe tipo forse... come si chiama, raga? Niente, io con questi termini sono veramente una frana. Cioè, tipo per fare il contrattacco, una roba del genere. Onore Valentinus, che resse la pietra angolare dell'origine. Va bene. Il cavallo morto per terra se lo potevano risparmiare. A me ste cose. I cavalli morti per terra se li potevano risparmiare. A me ste. Oh, e i cagnacci! I cagnacci non possono mai mancare. Ma mai, tipo, mai, mai nella vita. Oh shit, quanti cazzo siete? What the fuck? Questa cosa era un'annindà. Cioè, non me la sarei aspettata tipo mai nella vita. E tipo 10 nemici tutti insieme. Tieni premuto per un attacco caricato. Mentre attacchi, la barra dei PV del nemico sarà evidenziata di bianco. Quando ciò accade, potrai stordire il nemico mediante un attacco caricato con le arti della favola. Vabbè, a parte le arti della favola. Attacco fatale. Affronto un nemico stordito più R1. Si può eseguire un attacco fatale sui nemici storditi. Se va a segno, può infliggere gravi danni. Ok. Cercherò di tenere a mente, ma... tutte ste robe, ragazzi, lo sapete, non so proprio il mio forte, eh. Allora, sentite, che già mi avete creato non pochi problemi un attimo fa. E a me l'attacco caricato mi piace, mi fa comodo perché va a segno se sei abbastanza vicino. Ehi, cagnaccio! Bello, bello, bello. Ah, i frammenti di ergo, quindi si potranno usare ovviamente tipo per riscattare ergo, roba simile. Ok, intanto sono riuscita a non farmi accerchiare come una polla. Quindi prima di ritrovarsi di nuovo in una cerchia di nemici spaventosa, direi di venire un attimo di qua. Ah, qua raccolgo il mio ergo. Va bene, esatto, sì, è veramente uguale. Quindi andiamo, raga, un po' più aggressive, perché se no qua le questioni se fanno pericolose, veramente pericolose. Cioè se t'accerchiano è un guaio enorme, veramente enorme. Ok, va bene. Allora, forse in alcuni casi, ragazzi, bisogna andarci un pochettino più... cioè, veramente all'arrembaggio. Attiva lo slot della cintura superiore. Attiva lo slot della cintura inferiore. Usa l'oggetto della cintura selezionato. Vabbè, quindi sotto, sopra, eccetera. Equipaggia gli oggetti e gesti alla cintura per utilizzarli. Quindi tieni premuto per attivare il borsello, quindi per usare l'oggetto. Equipaggia gli oggetti e gesti al borsello per utilizzarli. Va bene. Sì, 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 sì. Tutto chiaro, tutto va benissimo. Che altro abbiamo qui intorno? L'eco di Krat. La grande esposizione Krat è stata rinviata. Questa decisione è stata presa per proteggere i cittadini fino a quando la frenesia dei burattini, che ha recentemente paralizzato la città, non sarà sotto controllo. L'evento è iniziato in via Rosa Isabel, causando centinaia di vittime. Sebbene la causa sia ancora sconosciuta, il numero di vittime e l'entità dei danni sono in aumento. Mentre la crisi si trascina, l'officina e la compagnia Venigni, la più grande fabbrica di burattini Krat, hanno annunciato che offriranno forniture di emergenza ai cittadini e faranno tutto il possibile per migliorare la situazione. Ah, l'eco di Krat è tipo la Gazzetta dello Sport, una roba del genere. Una squadra speciale sta indagando sulla possibilità di una perdita fatale del Grande Patto, il protocollo di controllo dei burattini dell'officina. Tuttavia al momento non c'è una soluzione rapida e la frenesia dei burattini sta causando altre vittime. Poiché la città si prepara a una recrudescenza del morbo pietrificante, i cittadini è stato consigliato di rimanere in casa per la loro sicurezza. Tuttavia molti stanno cercando di fuggire attraverso la stazione centrale Krat, intensificando il trasmusto generale. Cioè, in pratica sti cazzo di burattini sono improvvisamente impazziti, cioè dalla fabbrica che li fabbricava hanno iniziato in pratica a dare di matto, quindi mandando a puttane questo famoso grande patto che li teneva sotto controllo.
Ma tra l'altro, perché, cioè, sti burattini erano vivi? Cioè, nel senso, perché tenerli sotto controllo, no? Va bene, allora, sta roba si può rompere e questo ok. Qua c'è sta zio Peppino che si è fatto un bicchiere di troppo, quindi io direi di risparmiargli la... ecco, la sofferenza! E zio altro, zio Arturo, che si è un attimo offeso, però ecco, facciamo lo stesso per te. Minchia, spuntano come funghi, ragazzi, escono dappertutto questi, è una roba impressionante. Ciao, zio Franco, te sei lo zio Franco. Ecco, niente, allora, non ho ancora ben capito di preciso eseguire guardia a destra prima di venire colpito. Ah, ok, vedete, sì. Cioè, ho fatto la parata fatta bene, però non so se devo premere altro per fare poi tipo un attacco super mega iper o che roba. Io sto ancora pensando a quel famoso enorme burattino. Uso oggetto dalla cintura, puoi usare un oggetto lanciabile per un attacco a distanza. Che oggetto lanciabile? No, serio, di che stiamo parlando? Tra l'altro, cioè, ci deve essere un modo per proseguire, perché non è che la porta può essere chiusa così e basta, no? O magari devo andare semplicemente di qua, cioè completamente da un'altra parte. Direi di provare a scendere. Salve ragazzi, lasciate stare in pace i cittadini che hanno avuto la magnifica idea di rinchiudersi in casa. Vedete raga, allora non ho capito come fare bene l'attacco da dietro. Vabbè, però a parte tutto, ok, c'è sta il bastardo là sopra che fa il simpaticone. Fa il simpaticone, è vero? Da dove è uscito, zio Gennaro? Mamma mia. Cioè, raga, qua non puoi fare in tempo a muoverti, che se te giri te ritrovi uno sopra le chiappe. Ma mi ritroverò io sopra le tue chiappe, zio Ermenegildo. Ed è riuscito pure a colpirmi, il bastardo. Oh, andiamo avanti. Wow, raga. Non è roba da poco, non è roba da poco. Secondo me è pure più di quel che sembra. Questo gioco intendo, ovviamente. E non sarà una passeggiata, sicuramente. Perché forse, non so, magari uno lo prende sotto gamba, ma... cari cittadini, di che? Funziona o non funziona? Non funziona, va bene, ok. E niente, doveva fare un annuncio. Pareva che fosse tornato Gesù Cristo sopra la terra, però niente, niente annuncio, d'accordo. Ci ha lasciato così sulle spine, ragazzi, sul più bello. Che vogliamo fare? Però io continuerò. Ah, deve continuare a piovere, vero? Arti della favola. Quindi, triangolo, usa le arti della favola della lama. Triangolo in posizione di guardia, usa le arti della favola dell'impugnatura. Poi, raga, quando cominciano a descrivere 10.000 meccaniche, vado un attimo in palla. Le armi hanno lame e impugnature distinte, ognuna con la propria arte della favola. Le arti della favola utilizzano gli slot favola e ciascuna utilizza un numero diverso di slot. Vai! Continuiamo a confonderci le idee. Carica gli slot favola attaccando i nemici con un'arma. Ok, gli slot favola quindi sono quelli azzurri, mi sembra di aver capito. Ok, ok. Allora qua già la questione comincia a farsi un pochettino più seria. Cioè, lo zio col martellone che arriva incazzato nero e sembra anche abbastanza... ok, ho appena usato l'arte della favola. Due slot della favola. Porca vacca. Smerigliatrice da usare per ripristinare la durevolezza dell'arma. Assorga, però. Ok, ma starte della favola del cazzo. Che cosa dovrebbe fare? Oddio, ma ha parato la. Ah! No, 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 no. Te sei più duro degli altri, ma ti spezzerò lo stesso. Ok. Catalizzatore di favola. Allora, ah, perché l'arma, ragazzi, è in rosso. È in rosso, attenzione. Ah, vedete? Smerigliatrice, si tiene premuto e si rimette a posto la lama. Cioè, tipo, raga, la fila coltelli dello chef, come si chiamava? Quello là, mannaggia, quello delle televendite. Chef Tony, ragazzi, ecco, ecco, ecco. Abbiamo comprato la filatrice qua dallo chef Tony. E vedete che, raga, poi sta roba usa arti... ho capito, usa sto cazzo, usa. Ok, no, quindi a qualcosa serve. Qualcuno mi sta sparando, ma io me li faccio sparare il culo. Dov'è? Dov'è il maledetto? Che ho visto che era un attacco a distanza. Ah, eri te. Ah,
porco zio, non ci posso credere, ragazzi. Non ci sto a credere. Ma so deficiente, non mi sono accorta che stavo morendo. Ok, fantastico, meraviglioso. Devo rifare tutto. Ergo di morte. Quando un personaggio muore, l'ergo di morte rimane in quel punto. Tornaci per recuperare l'ergo perso. Se i nemici ti infliggeranno danni o ti uccideranno di nuovo prima che tu possa recuperarlo, la quantità che ne potrai recuperare, diminuirà. Ok, quindi qua non è proprio completamente stronzo come in Dark Souls, cioè che scompare e basta se muori di nuovo. Va diminuendo, perché te dicono, sei una testa di minchia e non te posso ridare tutto l'ergo per tutte le volte che vuoi. Mi pare pure ingiusto, insomma, no? Quindi ragazzi, questa è la punizione per essere deficienti, perché se avessi notato in che condizioni avevo la barra della vita, non sarei morta come una polla. Quindi è importante accorgersi di questi piccoli ma fondamentali dettagli. Quindi forza, signore e signori, si facciano avanti a Soreda. A few moments later. Ok ragazzi, purtroppo ci toccherà di nuovo affrontare Mister Simpaticone qua. E va bene, dai, pure questo è andato, ce l'abbiamo fatta. Vediamo di andare a recuperare il nostro ergo, che è proprio qua. Tac e tac. Ero morta proprio qua, ragazzi. Che meraviglia. Davvero, cioè, con due burattini cacati, cioè fare la figura magrissima. Ecco qua. A merda. È stato te? Se era stato lui, non mi ricordo. Vabbè, fatto sta che... Oddio, c'è arrivato Mister Senza Testa. Qua a Soreda! Oh, raga, sto stronzo mi continua a sparare, ma è una roba allucinante. E mori, mamma mia. Allora, direi di curarci. Visto che ci siamo, perché... correre di nuovo il rischio sarebbe un po' stupido. Quindi, fatevi avanti! Fatevi avanti, signore e signori! Forza! Ok, uno per uno, non c'è fretta. Il cane qua e fa, dorme. Vedo qua, bello, di qua, bello. Mazza quant'è ampio sto posto, raga. Me potrei perdere tipo malissimo. Ma tipo tantissimissimissimo me posso perdere. Allora, ok, ricaricato l'ampollina per la salute, chiamiamola così, tra molte virgolette. Qua si apre una scorciatraia. Yes, yes, yes. Quanto odio questa cosa. Oh, la odio profondamente. Quando ti devono spuntare così alle spalle e tu non sei pronto psicologicamente. Ma sta scorciatroia dove mi riporta, scusate? Sì, di là c'è sta il cazzo. Il cazzo per salvare, diciamo così. Cioè, per recuperare le forze. Un parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. Un burattino da sfilata. So please, be careful. Ok, suppongo che sia l'enorme burattino di cui parlava quel biglietto. Io sto ancora pensando a quel famoso biglietto, Sì, non ve nascondete dietro sti cartoni di carta. Aia, porca vacca. Sì, ma qualcuno ci viene o... Oddio, quanto è brutto sto coso, regà. Ma dai, fa paura. No, ma questo... No, a chi gli faccio questo? Colpisci, colpisci mo... Ah, da davanti lo devo pigliare. Madonna, ma questo coso... No, regà, è troppo resistente. Dai, su, come faccio? Guardia perfetta, la guardia perfetta, tesoro. No, regà, ma questo... Ah, ok, così si affronta, diciamo così, tra virgolette. Vabbè. Ma questo non gli posso fare niente, recupera la vita. E questo... Hello there. Welcome to Grot, visitor. Ah, il mercante? Ok. I didn't think there were any left to fight the puppets. Ah, io sarei un persecutore, così si chiamano? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. Mm-hmm. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. E con che soldi, bello? Out here alone? Eh? You could use some help. Here's a festival gift for you.
Un dono del festival, acquista, vediamo. Cellula da lancio, abrasivo dell'assalto elettrico. Impregna temporaneamente l'arma con l'assalto elettrico. Ok, quindi si possono modificare, cioè dare dei poteri anche all'arma. Lama della sciabola del burattino, impugnatura della sciabola del burattino, bla bla bla. Questo è quello che abbiamo. Vabbè, queste sono le prime armi, penso che queste siano quelle principali. Va bene, direi che gli abbiamo dato un'occhiata, ragazzi. Non so se possiamo comprare roba che sia veramente utile. Probabilmente era giusto per darci un'idea di quello che avremo a disposizione. Ecco a voi il burattino da sfilata. Oddio. Ecco un formidabile burattino che animerà la sfilata. Vi presentiamo Maestro della Sfilata, uno straordinario modello di burattino da sfilata dell'officina per celebrare la grande esposizione. Ciao, sono il Maestro della Sfilata. Mi piace cantare e marciare con la gente. O marciare sulla gente, aspetta. Il Maestro della Sfilata ha le seguenti funzioni: 16 canzoni allegre, risate allegre e 54 frasi da sfilata. Balli da sfilata per deliziare i bambini, la forza di portare 6 uomini sulle spalle. Questo Maestro della Sfilata è stato realizzato per commemorare la grande esposizione. Scoprite il suo fascino alla vigilia dell'imminente esposizione. Ok. Quanto dovrei essere entusiasta di tutto ciò? Penso per niente, ragazzi, perché non sarà una cosa piacevole. E vabbè, andiamo a vedere questo famoso burattino da sfilata. Sarà il famoso enorme burattino di cui parlava quel famoso biglietto? Questi sono tutti cartoni. Dov'è il vero burattino da sfilata? Oh la madonna, cioè tu c'hai sto braccio bionico e non lo usiamo, cioè non lo uso in chissà che modo, anzi non lo uso mai. Tipo l'ho usato una volta, ragazzi, dall'inizio della demo. Scherzo, porca vacca, mamma regà, minchia fa paura, dio santo. Oh, minchia fai paura, dio santissimo, che fai con quelle mani, con quelle manacce, via. Oh no, devo usare pure la smerigliatrice giusto adesso, me l'ha presa per il culo, mamma regà. No, è follia pura. Ok, ok, ok. Cioè uno se deve sta pure da mettere a fila la lama in momenti simili, cioè mi sembra un po' una follia. Dai, è bello dei papà, dai. Su, 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 su. Oh, che cazzo fai? Oddio, no, no, no. Pessimo, pessima lontananza, ragazzi, pessima distanza, pessimo tutto, davvero pessimo tutto. Bello de mamma, bello, 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 sore, dai a mamme, dai a tutti quanti della tua famiglia. E non mi prenderai, non t'azzardare a toccarmi con le tue mani gelide, schifose, piene di olio. Assoreta, devo ricordarmi che ho, ragazzi, ho la parata. Me lo devo ricordare perché sono comunque cose importanti queste, eh sì. Oddio, va bene, va bene. Allora, sì. Ah, porca vacca. Non posso, regà. Allora, cioè, è rischioso quando fa sto lancio malefico. Oddio, no. No, no, che stai facendo? Più incazzato di prima. Ma lo stavo a dimo. Se rimane questo il tono della boss fight, ce la posso fare tranquillamente. Poi che fa il tizio? Si decapita e diventa più incazzato di prima. Raga, è follia, dai. È follia pura. Mi colpisce con la testa. Ah! Ecco, tempismo pessimo, 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 pessimo. Non avrei dovuto farlo adesso.
Mamma mia, regà. Mamma mia, regà. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Dopo essere morti nell'area del boss, si crea un ergo di morte all'entrata dell'area del boss. Ok, quindi non all'interno, va bene. Ma io comunque mi ero aperta la scorciatoia. Devo supporre di poter andare direttamente dove voglio andare. Ma quello che mi chiedo è fino a dove mi seguiranno questi geniacci? Perché ovviamente non mi metto a riammazzarli tutti, ragazzi. Cioè, è completamente fuori questione. Ah, porca miseria, se riesco a farmi colpire pure mentre cerco di scappare. Il problema sarà ritrovarla la scorciatoia. Devo vedere se riesco a ritrovarla, ragazzi. Se no, si tratta di correre e basta come disperati. Allora, credo fosse di qua. Esatto, ragazzi, era proprio di qua la scorciatoia. Oh, mi stanno ancora inseguendo. Mannaggia la miseria. Ma dove sono riuscita? Oddio, sono riuscita da qua. Ma è follia. Ma è follia. Io voglio andare al boss. Ma che cazzo ho fatto, regà? Ma no, no, no. È di qua che devo andare. Mannaggia me, oh. La scorciatoia, ovvio, mi ha riportato. La dovevo trovare prima la scorciatoia. Ho fatto la strada al contrario, regà. Sono un genio. Allora, cosa che mi fa paura è che questi mi stanno ancora inseguendo. Cioè, piano piano arriverà l'intera processione. Ah, ok, ve ne andate a fanculo. Va bene. Ok, ecco qua, ragazzi. Direi di curarci, ma non so se riuscirò a battere questo boss entro la fine di questo video, ragazzi. Ci proverò, non so perché sono usciti dei sottotitoli in giargianese o che lingua era, non lo so. E dai, è già sono due che me faccio colpire, eh. Ok, ragazzi, scusate il silenzio, ma cerco un attimo di concentrarmi per quanto possibile. Ecco, concentrazione utilissima, devo dire. Mi sono fatta colpire appena curata, veramente fantastico, davvero fantastico, eh. Ok. No, vabbè, raga, non capisco perché mi devo far colpire come una polla. Non lo capisco. Ok, tra poco si arrabbierà, tra l'altro. Ecco, eccolo, eccolo. A breve accadrà. Arriverà la seconda fase. Mannaggia, come ha fatto a colpirmi? Ok, 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 ripristinata la salute. Fermi, 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 fermi. No, bello, non c'è prova. Ok. Ok, un attimo di concentrazione. Mannaggia santa, mannaggia, mannaggia. Oh. No, raga, devo stare attenta alla stamina. Forse potevo approfittarne e continuare ad attaccare. Porco zio. Oddio. Oddio, raga, greve, greve, greve. Porca vacca, te assoreta. No, 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 no. Non essere precipitosa, joke. Niente, raga. Sono guai grossi. Piuttosto, sapete cosa, raga? A me sta schivata. Mi sembra lenta. Non so, abituata un po' alla rollata su Dark Souls, questa schivata mi pare lenta, regà. Non vorrei dire. Ok, via, 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 via. Oh, sarebbe bellissimo se riuscissi a ripristinarmi la fiaschetta qua. La situazione la vedo. No. Beh, ovviamente, ragazzi, non mi aspettavo minimamente di riuscirci al primo, al secondo, al terzo tentativo. Comunque, ragazzi, allora, siccome ovviamente non vorrei che questo video durasse davvero troppo, penso che per stasera mi fermerò qua. Sinceramente non so se ci farò un altro video, perché non ho idea di quanto manchi alla fine della demo dopo questa boss fight, effettivamente. Magari qualcuno di voi me lo dirà. Se dovesse esserci anche
altro dopo questa boss fight. E se dovessimo raggiungere, ragazzi, che ne so, i 50 like, e quindi l'idea di continuare la demo vi dovesse piacere, magari ci registrerò anche un altro video, ovviamente sperando, ragazzi, di riuscire a battere almeno intanto questo primo vero boss. Ovviamente si accettano suggerimenti e appunto, ragazzi, fatemi sapere se manca ancora un po' alla fine della demo o se magari non vale la pena rimetterci mano. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere qua sotto in commento anche se voi l'avete giocato, se vi è piaciuto, se, non so, da quel poco che avete visto vi sconfinfero o meno, se lo prenderete al lancio o se non è il vostro genere di gioco. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!